Sembrano tutti felici di poter riprendere le lezioni in presenza gli studenti delle scuole superiori dopo che il TAR ha bocciato l'ordinanza con cui il presidente della regione Nino Spirlì aveva disposto la chiusura degli istituti per consentire l'avvio della campagna vaccinale per il personale scolastico. Io preferisco la presenza perché comunque è tutta un'altra cosa. In DAD o non arriva l'audio, arriva in ritardo, non si capisce molto bene e quindi riesco a seguire molto meglio le lezioni in presenza. In DAD non riusciamo a capire molto le lezioni, quindi io preferisco molto di più la presenza. Io sinceramente preferisco la presenza, comunque penso che la scuola sia sicura. Banchi distanziati, presenza al 50%, mascherine. Il virus preoccupa, ma con il rispetto delle regole, secondo gli studenti del liceo siciliani, si possono tenere in sicurezza le lezioni in classe. Mascherina, distanze, comunque penso che siamo abbastanza grandi da capire anche questo. Poi il problema penso sia più dei bambini delle elementari medie, in cui c'è bisogno, diciamo, di tenerli a distanza. Cerchiamo di stare il più possibile con le mascherine, a scuola non le togliamo, in classe andiamo al 50%. Cerchiamo comunque di non aggravare la situazione, di mantenere le distanze il più possibile per non, diciamo, causare l'aumento di contagi. Tra i principi affermati dai giudici amministrativi, la necessità di garantire agli studenti il pieno diritto all'istruzione, ma anche l'obbligo per la regione di rispettare i parametri stabiliti dal governo centrale. Lo stesso giorno, il 5 marzo ultimo scorso, in cui appunto il ministro Speranza dichiarava zona gialla, la regione Calabria, Spirlì ha emesso questa, irragionevole ordinanza di chiusura completa delle scuole. Il diritto all'istruzione è quasi importante quanto il diritto alla salute. È vero che il diritto alla salute, che è tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, è prioritario, ma non può essere ovviamente preminente. Devono, i due diritti, quello della salute e quello della istruzione, devono camminare insieme e devono quindi, entrare in un sistema unitario di tutela. A chiedere invece la chiusura delle scuole il leader di diritti civili Franco Corbelli, che questa mattina ha manifestato davanti alla sede del TAR. Si eviti quello che sarà un massacro di studenti, di bambine, di insegnanti, con il rischio anche per tutte le loro famiglie. Quindi chiediamo che si chiudano le scuole, almeno per qualche settimana, in modo che si possa procedere con la vaccinazione del personale scolastico. Ecco, bisogna mettere al riparo i ragazzi, bisogna mettere al riparo gli insegnanti. In questo momento sono mandati al massacro.